Buongiorno, pure oggi facciamo un altro video che mangiamo tutta la giornata e dopo la sigla vi faccio vedere che mangio come sempre tutti i giorni a colazione. Via la sigla. Ecco, iniziamo con la colazione, sempre latte, caffè, zuccherino, non è che cambia la mia colazione, giusto se mi faccio il tè, può cambiare, così. E adesso bevo latte. Beviamo il latte. Adesso ci vediamo a ora di pranzo. Ciao, a dopo. Ecco, adesso è ora di pranzo e mi mangio 3 pacchetti di... perché potrei mangiare frutto, lo yogurt, però ho solo 2 pacchetti di crack. Dopodomani prendo la pensione, non vedo l'ora. E oggi le faccio 3 spuntini, mi mangio, so, 100 calorie a spuntino, 100, 200, 300. E perché tanto la mia dieta ha calorie. E adesso vi lascio e ci vediamo dopo allo spuntino. Ciao! Fiorellini, mi sono lavata pure i capelli, oggi era il giorno di lavare i capelli. E adesso è ora dello spuntino e mi faccio lo spuntino, poi ci vediamo a ora di cena. Per ora ciao e a dopo quando ceniamo. Ciao. Ecco, adesso è ora di cena e mangio una grande fettina. Vi faccio vedere questa verdura qua. Questa grandissima fettina, se le tirano tutte, non so boh, quante si cuociono, e 50 grammi di pane. Questa che verdura Broccoletti. è? I broccoletti. Va bene, io adesso vi lascio, ci salutiamo dopo. Ciao. Ecco, pure oggi abbiamo finito da mangiare tutta la giornata. Stamattina era una bella giornata e adesso invece è un tempaccio proprio brutto. Non so, la mattina fa bella giornata e pomeriggio invece piove, un casotto fa. E ok, comunque quelle bustine che stavo prendendo, che mi ha dato il dottore, non mi fa effetto. Infatti mi tocca aspettare luglio che vado da quel dottore lì che mi fa fare la cosa del tubo e agosto ce l'avrei la visita, però non lo so se stacco il foglio, allora agosto ho la visita, non so come fanno sta cosa. Vabbè, comunque mi ha detto da dirlo a questo dottore, questo qua mi tiene in cura e basta, ma ancora lo faccio, mi faccio quello spruzzo 2 volte al giorno, 2 la mattina, 2 volte la sera, e fino a quando andrò da lui e vediamo cosa mi dirà. E poi mi fa fare pure la cosa del respiro per vedere come stanno i polmoni, penso quello che ci soffi dentro quel tubo. Ce l'ho il 27 luglio mi sembra, e il 21 agosto la visita, ma non lo so, sono stessa impegnativa, però sono 2 fogli separati, potrei mi dà il foglio dietro e devo andare a agosto per fare la visita, penso, non lo so. E vabbè, comunque per ora vi posso lasciare, vediamo proseguimento come va a finire questa cosa. E comunque quello che mi ha dato il dottore è solo un calmante della tosse e basta, non è che mi fa più di tanto quello spruzzo, vediamo cosa fa, non mi fa niente ancora perché poi tipo quella soppia, ma la tosse ce l'ho ugualmente, e non c'ho né catarro né raffreddore, non c'ho niente, però c'ho questa tosse e il mio dottore non ci capisce, altro non so perché.
Però io non ho né catarro né raffreddore, niente, non ho niente dai polmoni, non c'è niente. Però non riesco, mi tappo da tossi e mi sento soffocare. L'unica soluzione che mi dà un po' di sollievo sono le caramelle di Golia balsamico, quelle che si prendono dell'inferno quando sei raffreddato per respirare un po' di più, robe così che ti stappa il naso, stappa la gola, quella lì mi fa riuscire a respirare meglio. E quello lì solo è sollievo che mi fa la notte, per esempio, mi prende quel pizzico giù la gola e con quella lì si passa. E questo qua, allora, il dottore mi ha detto devo andare da lui, però io già ho l'appuntamento, però ce l'ho a luglio, non ce l'ho adesso. Non l'appuntamento un po' di visita, addirittura la visita ce l'ho a agosto. La visita a agosto ce l'ho dopo 3 mesi che mi ha visto. E luglio invece ce l'ho quella per fare soffi dentro il tubo e vedere quanto ossigeno c'hai, tutte queste cose qua. Però la visita vera e propria ce l'ho il 21 agosto, mi sembra, vabbè, non vediamo. Comunque io adesso vi posso lasciare perché è finito per questo video, grazie alle persone che l'hanno visto dall'inizio alla fine. Buona cena e buonanotte. Ciao, a domani. Mega bacio.